Oggi con che cosa ci deliziamo? Perché non esiste come? La ciotola è un apposito assaggio. Sistemare la tazzina. Aiuto! Premere il tasto per l'erogazione. Mamma mia! È buono. Io ancora mi domando, chissà se nel 2000 lo sapranno fare ancora buona. Close your eyes. Inhale that wonderful Maxwell House aroma. Let the aroma mingle with the flavors. You'll know at once that without this rich bouquet, no coffee can truly satisfy. Today, many brands lack that aroma so important to true coffee enjoyment. But Maxwell House is blessed with a rich abundance of it. No other coffee in the world gives you such fabulous aroma, such wonderful bouquet. Ah sì, l'espresso, il cazzo. Americano? Cappuccino o americano? I don't know. You mean black coffee? She wants a real Italian coffee. She wants real Italian coffee. What is the real Italian coffee? Water. Oh, nice. It's called fragrance. Did someone say instant? You mean flat white? So what is the real Italian coffee? The real Italian coffee. Yes, Lavazza, espresso and more. Discover the Italian coffee experience in all its forms. Lavazza, more than Italian. Why didn't you just say so? Exactly.
Buongiorno. Eccoci qui da San Potito Ultra, Sandro Lagnani. Un saluto cordialissimo a tutti i nostri telespettatori. Ci colleghiamo con Salerno. Buongiorno da Salerno, Giovanni Cappuccio. Welcome to this edition of Good Morning Italy, Coffee Square. And we don't forget our friends that we follow from the United States and we give them a very, very big hug. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori che ci seguono con tanto affetto. Benvenuti alla puntata numero 21 di Buongiorno Italia, Coffee Square. Allora, puntata al femminile. Abbiamo la nostra Emanuela Del Zompo da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Poi abbiamo una... Non ho il roll up perché è stato cambiato e oggi pomeriggio sarà pronto quello di Kaira. Meno male, era ora. Ormai erano pesanti da quella specie di fotografia folle. E abbiamo anche l'avvocato Laura Porta. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Un artista, un cantante. Buongiorno Francesca. Francesca che si trova a Milano. Ciao Francesca, benvenuta. Levataccia questa mattina per un artista. A me piace il mattino, in realtà mi alzo sempre presto. Sono un artista un po' anomala. Questo ci fa tanto piacere. Francesca, tu hai fatto la storia della musica, tante canzoni, una più bella dell'altra, e cominciamo a condividere un pezzo e poi vedere le video stupende, come non ho fatto mai. Francesca, iniziamo subito con la musica. Francesca, questa è una produzione, un disco completo, questo esatto. Brano. Sì, esatto, un album che è uscito con Universal. Come, scusa? Fa parte di un tuo album. Sì, fa parte del mio album che si intitola La Sfera, che ho fatto con Universal. E in questo album ho scritto per la prima volta sia musica che testi, in collaborazione con Chiara Valli, che è un attore molto bravo. E mi sono messa in gioco, nel senso che prima di allora avevo fatto tantissime collaborazioni con vari artisti, tantissime esperienze, diciamo che penso di avere tante anime, quindi mi metto in gioco un po', mi metto in gioco sempre cercando di trovare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa che mi completi sempre di più. E dopo aver fatto tante collaborazioni è arrivato il momento appunto di poter fare un mio album personale. E mi sono messa in gioco anche affrontando tanti temi, quindi affrontando, facendo un viaggio dentro me stessa, quindi è molto introspettivo come album.
Sì, no, vedo che sei a 360 gradi. Ci sono dei canti. Adesso, per esempio, abbiamo la Emanuela che ama il gospel. Ho visto che hai realizzato anche tu delle belle cose. Se la troviamo subito così, entriamo in questo spirito di brani, ma sono uno più bello dell'altro, quindi piano piano li conosceremo tutti. Allora, ecco qua, questo qui. Questo penso sia un film, adesso vediamo. Allora, vediamo un po' cosa ci manda la regia. Artista, ecco qui, questo è lo Shorir. Sopra il nudo del tuo bel prigione sulla
Ma quante ne hai combinate? Tutta l'Italia, tutta l'Europa, in lungo e in largo. Diciamo che non abbiamo fatto mai capire nulla. È successo, hai lavorato con Emanuele, hai visto che bella mattina in musica, il grande artista. Che origini hai? Come che hai Emanuele oggi? Tutte, che c'è le campane, che ci sai? Vuole cantare insieme. Io no. Hai Francesca le campane? No, io no. Ce li ho io. Emanuele. Ah, okay. Avvocato, perché ci sono le campane? Da dove sei? Adesso chiudo la finestra. No, no, è così bello, ma facci sentire le campane. Pensa che c'è stato un ragazzo, Jacopo, che tutta la quarantena ogni giorno suonava la chitarra al rintocco delle campane del cupolone da Piazza Navona. Ha avuto un successo enorme, quindi ecco, visto che sono calmate, l'ha fatto l'orario, facciamo, viviamo dopo questa quarantena, usciamo. Allora, Giovannino, siamo con tre sì. magnifiche ragazze. Sì, io volevo iniziare un po' a scoprire Francesca Touré. Volevo chiederle come è nata la passione per la musica e parlaci un po' di te, Francesca. Allora, la passione della musica è nata, nel senso, è nata con me. Mio padre mi raccontava che mia mamma, ancora quando ero nella sua pancia, ascoltava quantità industriali di musica classica. Quindi comunque l'amore per la musica nella mia famiglia c'è sempre stato, però nessuno l'ha mai fatto poi diventare la sua professione. E fin da piccola io mi ricordo che ho iniziato a parlare, ma allo stesso tempo ho iniziato a cantare. Quindi ho sempre cantato da sola in corridoio, cercando di trovare dei punti in cui sentivo la voce che risuonava in maniera particolare. Ho sempre, sempre cantato. Quindi è sempre stata una cosa, un bisogno. Abbiamo visto in questo straordinario showreel tutte le tue interpretazioni, ma la domanda è d'obbligo. A quale interpretazione, oppure a quale tua opera sei più affezionata? Ma ogni opera ovviamente nel momento in cui l'ho fatta era esattamente quello che mi rappresentava. Diciamo che l'insieme di tutte le cose che ho fatto sono io. Come dicevo prima, penso di essere una persona con tante anime e il cercare di mettermi alla prova con varie esperienze in teatro, nella discografia, un po' da tutti i punti di vista mi ha permesso di trovarmi, mi ha permesso anche di trovare un linguaggio per potermi esprimere al 100%. Bene. Noi ci vediamo. Parlando di anime, chiaramente parliamo del gospel, quindi questo è. Esatto. Emanuela, poi ci dirai cosa ne pensi, visto che tu ti piace il gospel. Scopriremo sì, perché ce l'ho giocato. Sì. Io canto in un coro gospel, quindi ecco, è la mia passione. Ecco. Allora, noi adesso diciamo sentire un pezzo con la partecipazione di Francesca, molto bello, ho avuto modo di sentire anche prima. I don't know.
I am.
Un grande applauso, che bello iniziare la mattina, un caffè, le campane, il coro gospel, magnifico. Allora, avvocato, avvocato Laura, buongiorno a te. Buongiorno. Musica stamattina, quando ieri mi ha annunciato la tua presenza, ho detto, beh, faremo una puntata femminile, avremo un artista della musica, un artista del fumetto e un avvocato, non so se sia anche un artista. È un artista nella mia professione, io purtroppo non mi occupo di musica. E comunque, se posso spendere due parole giusto per presentarmi. Certo. Certo. Sì, allora, io sono l'avvocato Laura Porta, esercito qui a Milano e sono la responsabile dello studio legale Meliadò, il cui socio fondatore è l'avvocato Giovanni Meliadò. Lo studio, oltre che a Milano, ha sede a Roma, Sofia, Astana e recentemente anche a Todi. Allora, io avevo piacere a partecipare a questa trasmissione per potervi parlare di un'operazione che lo studio ha recentemente portato a termine proprio in questi giorni. È stata un'operazione molto complessa che ha visto la collaborazione dell'Italia con gli Stati Uniti e che ha coinvolto due grandi società, una diciamo che si occupa dello sviluppo di tecnologie biotech, tra l'altro è una società americana che si occupa principalmente di cure contro il cancro attraverso delle metodologie molto innovative, quindi si avvalgono di una piattaforma di intelligenza artificiale, insomma, per andare a curare il cancro attraverso terapie immunoterapiche. La Molipharma, che invece è una società italiana, è uno spin-off accademico dell'Università del Sacro Cuore e attraverso il know-how innovativo è capace di svolgere la ricerca in fase preclinica e clinica.
Quindi abbiamo da una parte l'apporto della tecnologia, dall'altra la possibilità di portare queste cure ad una validazione che poi permetta diciamo, l'utilizzo negli ospedali. L'operazione che è stata conclusa è stata una joint venture, cioè quindi un accordo in cui entrambe le parti decidono di apportare ciascuna le proprie competenze e collaborano per il raggiungimento di un fine comune. Attraverso questa joint venture sono poi stati diciamo, conclusi tutta una serie di accordi operativi e i progetti attualmente sul tavolo sono due. Uno contro la lotta contro il cancro ovarico femminile e un altro, visto che siamo in tema, per lo sviluppo di un vaccino contro il Covid. Come detto, si tratta di uno sviluppo attraverso l'utilizzo di questa piattaforma di intelligenza artificiale che permette, diciamo, di andare a combattere queste malattie attraverso, diciamo, il riconoscimento della molecola principale e sconfiggendo appunto questo, diciamo, da una parte il cancro ovarico, dall'altra creando un vaccino Covid. È stata un'operazione molto interessante, ecco, devo dire la verità, è stata la prima volta che mi è capitato di lavorare con l'America, è stato, diciamo, sono stati dei momenti molto, molto frenetici, anche perché noi lavoravamo qui dall'Italia e dialogavamo con i legali americani, e questioni di fuso orario, tutto si è svolto diciamo in maniera molto frenetica. Comunque il risultato portato a termine è molto soddisfacente. Interessante, perché è lo stile degli studi americani, quelli di andare oltre la causa, prevenire e partecipare alle attività dell'inserimento nel mercato di tecnologie, brevetti, in questo caso della medicina. Molto molto interessante. Emanuela, non finisci mai di seguirmi. Ma io volevo chiedere all'avvocato a che punto sta questo progetto, soprattutto per il discorso del vaccino contro il Covid. Ma dunque, devo premettere che i dettagli scientifici, per giuste ragioni, sono rimasti di competenza del team scientifico. Quello che posso dire sul vaccino è che attualmente ci sarebbe già in atto lo studio e attraverso questo accordo esecutivo, diciamo, il vaccino è già pronto per essere ammesso alla fase preclinica, quindi possiamo già condurre gli studi che si presume potranno portare poi alla elaborazione di questo vaccino nella sua versione finale. Tra l'altro si tratta di un vaccino che verrebbe assunto per via orale e si conta di avere delle tempistiche di, diciamo, di validazione di questo vaccino molto veloci, ecco, proprio perché siamo già pronti alla sperimentazione preclinica. È un campo sicuramente interessante, so che tutto il mondo è impegnato soprattutto sul secondo intervento, speriamo bene, tutti ci auguriamo che ci sia una soluzione. E nel frattempo si consola sempre con la musica. Cosa faremo senza la musica, Francesca? Tu che hai veramente viaggiato il mondo, cosa faremo senza la musica? Senza voci come la tua. È una voce meravigliosa, cioè Giovanni stamattina è rimasto colpito e meravigliato dalla voce di questa straordinaria. Sì, poi ho pronto una domanda che per Francesco, okay. dopo il No, fammela pure. Ah, lo volevo chiedere, a Francesca, dato che tu hai detto nella prefazione tua prima, io sono tante anime quanto canto, e volevo chiederti direttamente il ruolo della spiritualità nel corso della tua esperienza, sia di vita che di progressione nella tua vita professionale. È fondamentale. Nel senso che l'approccio spirituale rispetto a
diciamo che la vita è spiritualità, la vita è, va oltre le parole, va oltre le cose che succedono, le cose pratiche. E quindi il contatto con la parte profonda di noi stessi, anche il contatto con quello che poi uno può chiamare in qualsiasi modo, può chiamare Dio, può chiamare entità, può chiamare in qualsiasi modo, resta il fatto che siamo più di quello che sappiamo di essere, nel senso che noi viviamo, facciamo una vita, facciamo delle esperienze, però io sono convinta che comunque al di là di quello ci sia comunque altro. Succede anche a te, Francesca, che i migliori artisti come te, ovviamente, vivono poi in un mondo tutto loro, quando vanno sul palco, si immergono nelle più grandi emozioni. Succede sì. Anche a te questo? Assolutamente, quando sono sul palco sono in paradiso, nel senso che è come se mi distaccassi da tutto. E sento un'energia fortissima ed è un'emozione incredibile, bellissima. E ogni volta è così, ogni volta c'è tanta emozione, tanta anche paura, perché comunque la paura c'è sempre di mettersi comunque in gioco, di far vedere quello che siamo. Cantare è la forma di comunicazione in assoluto, il totale, secondo me. E quando si canta si è nudi, si è proprio la propria essenza. Sei straordinaria, davvero, diceva Sandro che mi sono emozionato, e davvero è, quando ho visto in anteprima i video, davvero non sapevo come emozionarmi diversamente. Sei davvero forte, Francesca, brava. Grazie. Complimenti. Perché ho lavorato per qualche anno con la Fai Records ed era una nostra artista, con Roberto Magrini, che era il nostro amministratore delegato, e brava, 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 ma brava Francesca, che riesci a integrarti con qualsiasi forma di gruppo, dalla musica leggera alla gospel, e hai collaborato anche con un gruppo storico, i Delta V. È stata un'esperienza, esatto, molto importante. Il mio primo disco, nel senso che
con loro abbiamo avuto il nostro primo contratto discografico, abbiamo vinto il premio della critica come miglior debutto discografico, quindi è stato proprio il mio debutto nella... prima mi esibivo soltanto dal vivo. Dicevi, scusa? A Sanremo avete debuttato? No, abbiamo debuttato con questo album Spazio e poi in realtà siamo stati inondati da richieste, quindi abbiamo girato tutta l'Italia incessantemente e abbiamo partecipato più o meno a tutte le trasmissioni che c'erano all'epoca. È stata una bellissima esperienza, anche perché era la prima volta che mi mettevo in gioco come... meno male che era la prima. Guardate che classe, meno male, guardate che grande attrice oltre che cantante. Mi a casa se vuoi, Giovanni, infatti, vabbè, tu appena puoi chiamare in che condizioni insomma oggi di casa. Sul telefono di casa, ma oggi dovrei essere un po' più tranquillo, quindi potrei risponderti diciamo quasi nel momento. Straordinaria questa interpretazione, mi piace tantissimo, mi emoziona, poi questa canzone stupenda, una canzone meravigliosa. Sì, e volevo raccontare un aneddoto. Quando abbiamo girato questo video, tra l'altro io non avevo assolutamente alcuna idea di quello che avrei dovuto fare. Il regista Gopanini era davanti a me nella macchina e mi ha detto: ok, adesso piangi. Questo è stato l'unico ma sei stata stupenda. Davvero è stata stupenda. E adesso piangi, Emanuele, piangi perché dobbiamo presentare
il nuovo lavoro, il tuo fumetto, cartone fumetto? Direttore, io volevo fare una domanda all'avvocato Porta, perché mi ha molto colpito l'iniziativa che hanno fatto. Faccio i complimenti, perché ieri sera, a nome di tutta la redazione di WB Channel, grazie ad Emanuela che ieri sera mi ha mandato delle informazioni molto molto importanti. Volevo chiederle, dal punto di vista burocratico, come è stato il rapporto con l'Italia e l'America? Ma allora, in realtà è stato un rapporto, diciamo, molto molto veloce. Non posso parlare di burocrazia. Certo. Diciamo, sono state delle settimane molto intense. Tra l'altro, questo progetto si è concluso proprio nella fase del lockdown, della quarantena. Nessuno poteva muoversi da casa ed è stato gestito interamente in smart working. E il tutto è avvenuto. Poi gli americani, da questo punto di vista, sono molto smart, quindi è avvenuto tutto tramite conferenze su Zoom, videochiamate a qualsiasi orario del giorno e della notte. E quindi sì, devo dire che in realtà ci siamo trovati molto bene, perché viaggiamo sulla stessa linea d'onda. E anche, voglio dire anche questo, anche nella redazione, nella parte poi della redazione dei contratti, c'è stata molta intesa tra le parti, ciascuna è venuta incontro all'altra, e questo ha determinato sia la possibilità di chiudere tutta l'operazione in tempi abbastanza stretti, e poi anche ovviamente la buona riuscita dell'operazione. Io volevo lanciare anche un input al direttore, perché è un argomento davvero interessante, da fare poi una puntata anche prossimamente. Vediamo un po' la disponibilità dell'avvocato Porta, perché mi sembra un argomento davvero interessante da approfondire assolutamente. Grazie avvocato davvero per la sua disponibilità. Mi chiedono chi è il committente di questa operazione. Allora, perché abbiamo, in effetti. Sì, allora, la società americana è la Chiromic Biopharma Incorporation, una società che nasce nel 2012, società americana con sede a Houston. E dalla nostra parte invece c'è la Molipharma SRL, uno spin-off accademico che nasce nel 2014. Tra l'altro, il Molipharma appartiene ad uno dei policlinici più antichi di italiani, quindi è una delle massime istituzioni. E poi volevo dire anche questo, io in realtà avrei molto piacere, perché in questo momento non mi è possibile svelare tutti i dettagli come il partito. Operazione. Però una volta che questa operazione avrà avvio, avrei piacere a tenervi informati su... Certo, io avvocato, perdoni se la interrompo, facevo riferimento proprio a questo, perché quando c'è la possibilità poi di avere delle notizie più certe e poi l'andamento, gli aggiornamenti, saremo ben lieti di averla ospite per portare avanti questo progetto straordinario. Ha capito a volo quello che desideravo. Ottimo avvocato. Allora è arrivato il momento di presentarci questo lavoro. In realtà questa è una cosa concreta, diciamo, di fantasia, ma legata anche questa al mondo delle donne. Sì, i miei lavori, questo è il mio secondo lavoro legato, diciamo, al mondo delle donne, per sconfiggere quello che è il pregiudizio. Il primo con Grunda, insomma, si parlava di femminicidio e di violenza. Qui c'è sempre una forma di violenza, che forse è anche quella più difficile da sconfiggere, che è quella psicologica, il predominio dell'uomo sulla donna. Tre epoche storiche, quindi Medioevo, Rinascimento e giorni d'oggi, ma tre epoche che comunque si hanno con qualcosa in comune, sempre il dominio, ripeto, dell'uomo sulla donna. Ai giorni d'oggi nel campo lavorativo, in passato nell'ambito della famiglia, oppure nel campo sociale, se vogliamo dire, se una donna non poteva lavorare, il Rinascimento faceva il mestiere più antico del mondo, la cortigiana. Nel Medioevo c'era questa sorta di matrimoni prestabiliti per le famiglie, che non avevano voce in capitolo per poter scegliere l'uomo, il compagno della vita.
quindi dalla famiglia entrava in un'altra famiglia, quindi dal prima il dominio del padre, poi il dominio del marito. Ieri tra l'altro ho visto una bellissima serie che è iniziata da poco, una seconda puntata, la Cattedrale sul mare, che sì, infatti è iniziata nel 1300, e guarda che quello che io sto raccontando in questo momento, ho rivisto tanti elementi in comune, perché comunque sia si parla di una società dove comunque sia la donna non c'ha proprio, non conta nulla. Quindi Emanuela, sali a cavallo, diventi un fumetto e ti presenti così. E combatto per le donne. This story starts here. 1234 Kairos. A small evil kingdom in Kaira, a noble woman of an ancient family that rules the country, yes, married. But a sinister figure wanders along the path that overlooks the village. A sad cry is heard in the invocation of the Kaira's name. Scarlet red flowers herald a fateful fate. An unfortunate love, a contracted marriage, dominion and power, the mirror reflection of a spirit, and the victory reveals an ancient prophecy, the legend of Kaira. A journey through time that a young warrior faces to fulfill her destiny. But what to that fate? Strange dreams, nightmares, or memories that torment her, that prevent her from sleeping. Her mind is confused by hallucinations. Templars and the Inquisition weave their way with the paranormal up to the present day. The answer to each question is found in a monastery which houses an ancient portrait of an Amazon and her unicorn. Eccola qua, e quindi Emanuela ha presentato anche la sua camera. Ma c'è una mia amica, c'è una mia amica che è impazzita per la voce di Michael Seagal. Ieri mi ha detto: ho visto il video 10 volte. Beh, ma lui è bravo. Ieri ha fatto una bellissima figura, è un grande attore, recita negli Stati Uniti. No, no, beh, hai scelto bene. E sei tu che accendi poco, però va bene. Ci accontentiamo di quello che passa il convento, come si dice a Roma. Eccola qui la musica che torna, e torna spumeggiante. Ciao, sono Lucy Campetti. Ciao, sono Francesca Aisha Touré. Ciao.
Ecco perché i nostri telespettatori non possono che non seguire Francesca, perché in qualsiasi teatro, spettacolo, festa, c'è il colore, c'è tutta la musica, anche un po' nera se vogliamo, c'è questo soul all'interno della tua anima che è bellissimo. C'è Giovanni che stamattina... Sei bravissima, io sono bisogna essere imparziale, però non è possibile quando poi c'è l'artista, c'è la personalità, c'è la bravura, c'è il sorriso, c'è tutto, quindi bisogna assolutamente dare a Cesare quelli che di Cesare. Francesca va oltre e fa anche questo, quello che attrice immagino, sì, no? Un video dei Delta 5, sì. Delta 5. Benissimo.
Bello anche questo video, mi viene nostalgia di NTV. Sono stato parecchie volte ospite al Ciocco della televisione, negli inizi, abbiamo iniziato anche noi a fare televisione, ho conosciuto gli editori. Peccato perché ci manca quella televisione, come ci manca DJ Television, come manca il popcorn di Ronnie Jones, insomma erano momenti molto belli. Ma tu sei giovane, sei a metà strada tra quelli un po' più giovani e quelli un po' meno giovani, ma hai tanta esperienza. Si sta per preparare l'estate, chiaramente noi ci daremo tantissimo di averti estate insieme, stiamo preparando molte belle cose, coronavirus permettendo. Tu hai già qualche idea d'estate, Francesca? Ma in realtà ho lasciato un po' tutto in sospesa, anche perché comunque fino a pochi giorni fa non si sapeva cosa sarebbe successo, che cosa si sarebbe potuto fare. Quindi sono aperta a tutte le possibilità, nel senso che si vive quotidianamente. Si deve programmare, giustamente. È vero, hai perfettamente ragione. Sicuramente non vedo l'ora di poter di nuovo esibirmi. Dell'estate che la SM Production ha preparato, tra l'altro ha avuto anche un grande successo, perché tutti aspettano questo pullman che parta, poi non si capisce bene chi c'è all'interno, ma evviva l'estate. Dov'è l'estate che non c'è? Eccola qua che parte l'estate. SM Production, agenzia organizzazione eventi. SM Production, una grande esperienza nella produzione e organizzazione di eventi, festi, concerti, meeting, produzioni discografiche, televisive e cinematografiche, showcase in Italia e nel mondo. Con uno staff di professionisti con esperienza ventennale nel settore, l'agenzia di organizzazione eventi gestisce in prima persona ogni fase del processo creativo ed esecutivo, con l'obiettivo di generare esperienze e eventi unici che rimangono per sempre nel pensiero di chi le vive. Il nostro valore aggiunto è la gestione di un progetto in tutti i suoi passaggi, dall'idea creativa alla produzione esecutiva. SM Production è in grado di fornire servizi e soluzioni efficaci anche per eventi pubblici e privati. Bene, questo è lo spot dell'SM, dell'SM, e c'è una data che poi ti dirò in privato, alla quale mi farebbe molto piacere che tu partecipassi, una data internazionale tra l'altro, che si svolgerà a Salerno. Sì. Non dico ancora perché stiamo aspettando la conferma, in un teatro bellissimo che si affaccia al porto con tutte le imbarcazioni turistiche, insomma è un'arena importante, stanno delineando i posti, ma ci sono posti a sufficienza per rispettare le leggi. Che poi stamattina mi spieghi la SIAE che c'entra con te, Emanuela? Stamattina mi hai mandato il foglione della SIAE per le dichiarazioni. Sì, perché essendo un associato ogni tanto mi arrivano delle comunicazioni e io ho pensato di girarti, visto che siamo in tema di spettacolo, sembra che ci sia una riapertura per poter fare 11 giugno, in realtà riaprono molti, però il problema, allora, per quanto riguarda spettacoli all'aperto, fino a 1000 persone non ci dovrebbero essere problemi. Per lo spettacolo in teatro, al cinema, nei luoghi con i posti a sedere, 200 persone. Il problema sono le discoteche che non si riescono a controllare. Dove vai tu la sera? Quello non si realizzerà, né adesso né mai. Quindi tu non uscirai più la sera. Poi stamattina sei tutto spumeggiante. Hai sostituito il poster e ti sei raffigurata come un poster. Guardate bene il primo piano di Emanuela stamattina, com'è solare. Cristo, Giovannino, che sì. Beh, sembrava un'altra location proprio, bella però. Bello, ci manca il banner, che però domani ci sarà il banner, perché domani è l'ultima puntata. Sì. Domani ci sarà il banner. Bene. Ma gli orsacchiotti ci sono sempre. Non deve essere venerdì. No, venerdì non ci siamo noi. Venerdì andiamo in vacanza. Venerdì andiamo in vacanza. Venerdì è sabato in vacanza, c'è ancora la musica. Il pomeriggio, però quello è un collegamento con le scuole di musica che stiamo facendo la settimana della musica.
insomma ci diamo da fare. Avvocato, la musica le piace, Laura? Moltissimo, a me piace molto la musica, mi piace molto andare ai concerti, quindi ecco, per me spero che quest'estate si potrà, diciamo, anche nel rispetto delle distanze, ma spero di poter ascoltare musica dal vivo. Avvocato, io le volevo fare una domanda, perdoni che sono sempre molto curioso, eccetera. Il suo studio legale, come ho potuto capire dalla prefazione che ha fatto lei prima, ha dei rapporti anche con l'estero. Volevo sapere una curiosità, ma i rapporti, è più semplice fare tutte le cose legali, le cose riguardanti il suo lavoro in Italia o all'estero? Dove è più semplice? Giusto una battuta, avvocata. Ma allora, io lavoro principalmente in Italia, quindi secondo me e conosco soprattutto il diritto italiano. Quando si parla dell'estero ci si viene a scontrare con un diritto che si può conoscere solo in parte. Diciamo che le due grandi differenze sono i sistemi di civil law e i sistemi di common law, come appunto è l'America. Partono da dei presupposti completamente diversi, però insomma diciamo che attraverso la conoscenza reciproca si possono trovare dei giusti punti di incontro. Io in Italia mi trovo benissimo. E soprattutto intervengo per questo. Allora, caro Giovannino, tu devi sapere che la differenza che c'è tra il nostro paese, l'Italia, e parte dell'Europa, noi le cause le facciamo, come dire, quando i buoi sono scappati, quando non c'è più nulla da fare, arriviamo all'estremo e chiamiamo l'avvocato come quando si chiama il medico quando stai male. Negli Stati Uniti uno studio legale collabora col cliente fin dall'inizio del progetto, un po' come sta facendo lo studio legale, la stesura del contratto che possa prevenire tutte quelle cose che diventano oggetto di discussione. Per cui la grande differenza non è soltanto la legge, è la prevenzione che dovremmo avere sempre in tutte le cose. Quindi la differenza tra l'avvocato, tra lo studio legale italiano e quello di incorrere le cause, quelle degli americani è di evitare le cause. E anche perché in America gli avvocati costano molto, non dimenticare che la clessidra, quando deve dall'avvocato, prende la clessidra e comincia a segnare il tempo, un secondo, due secondi. Questa mattina l'avvocato che è con noi ospite ha dedicato a noi un'ora del suo tempo. In America avrebbe avuto un costo, anche se fosse stato un talk show televisivo. Quello che in Italia non siamo abituati. Noi l'avvocato lo chiamiamo quando il danno è fatto. E invece, come molte volte succede nella musica leggera, Francesca lo sa, le major, l'Universal, la OEA, l'ex OEA, le grandi case, i contratti li fanno bene subito, in modo tale che si evitano tanti problemi, uno sa le royalty, sa quello che deve, che non deve, e le penali, che sono salatissime. Vedi, i divorzi in America se ne vanno con il portafoglio pieno, perché è stabilito prima che in caso di succede quello che deve succedere. E tu, Emanuela, sei tutta contenta che tu in America... No, io non mi voglio sposare, però volevo chiedere all'avvocato se lo studio si occupa anche di visti per l'immigrazione. Di che cosa si occupa l'avvocato? Dimmi che cosa hai detto. Il visto per l'immigrazione. Mamma mia, ragazzi, una cosa così elementare, mamma mia. Avvocato, voglio andare negli Stati Uniti. Allora, in questo momento no, però voglio dire, siamo sempre aperti a nuove sfide. Quindi... Ma dove devi andare? Dove devi andare, Emanuela? Dove devi andare? In America. Il mio sogno è la terra dei sogni, Dreamland. Anche se hai l'avvocato, il visto a te col cartone animato non te lo fanno, sei pericolosa. Sei pericolosa, cioè il visto per l'Italia, dai, sei già da casa del blocco a Roma, date ritorno. Se fai un fumetto che funziona, il visto te lo danno ad honorem. Se fai una cosa brutta, la Marvel ti diffida per plagio.
Vabbè, vediamo che possiamo poi fare. Poi mi diverto con te, vabbè, sei troppo forte. Emanuela, adesso c'è un bel video e sono sempre loro, i ragazzi che hanno lanciato la nostra protagonista. Molto carino anche questo qua. Io, se cade la linea, vi saluto adesso perché ho poca batteria. E che cada la linea. Bella anche questa produzione, un bel video, un bel rilanciarsi, molto molto bello. Poi hai sempre questo sorriso smagliante. Complimenti Francesca, ma complimenti anche all'avvocato, perché oggi ci ha introdotto in una tematica molto difficile, molto pesante. Meriterebbe il serale dove c'è più possibilità. La mattina col caffè è un po' dura, però ci sta. Lei è stata qualche volta al circo? Beh, non di recente, ma sì. Quando era piccola. Quando e tu, Francesca? Io non sono mai andata al circo. Ecco, c'è stata nel mondo del circo una donna straordinaria, perché molti la conoscono per il cinema. È nata nel circo, ha fatto il circo tutta la vita, ma ha anche fatto 50 film. Lei si chiama Moira Fay.
E Dan Moira abbiamo dedicato un libro che è appena uscito ieri, e mandiamo in promo questo libro, siamo in promozione, quindi approfittiamo della trasmissione per lanciare anche questo. Sì. Il titolo del libro com'è? Tu lo conosci bene, Giovanni. Come Moira per sempre, Moira forever, non vedo l'ora che arrivi Amazon. Che ma arrivi... Non che ti arriva di domenica, è vero? Ma speriamo, voglio crederci, perché non vedo l'ora di... Amazon distribuisce di domenica. Eh sì, a volte sì, con le poste italiane sì. Allora, ecco qua. Ecco qui il promo di Moira per sempre. Della stima, della fiducia e dell'amicizia di una larga fascia del nostro posto. Sono anche convinto che raggiungere questi significativi traguardi non sia estremamente difficile, basta agire con serietà, impegno e volontà. Molte volte si riesce a destare ammirazione e anche simpatia quando la persona si eleva al di sopra della normalità, per le sue non comuni attitudini artistiche, culturali, sportive o altro. Allora le principali qualità si sublimano e le conferiscono notorietà e fama presso tutti i centri sociali. E poi incontrano anche generosità, sincerità, umanità, gentilezza. Allora il riconoscimento diventa universale. Ecco quindi che si è creato un simbolo, un mito, e oggi una icona che siamo disposti non solo ad ammirare, ma anche ad amare. Ebbene, credo di essere nel vero, affermando che Moira Orfei abbia ricoperto e ricopre ancora oggi il ruolo dell'artista che è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi. Uomini e donne, con l'arte, la sua originalità, il suo sorriso, la sua bellezza totale, la sua comunicativa. Moira per sempre, una lunga intervista, un racconto, una favola di Sandro Ravagnani. In un viaggio nel mondo del circo di oltre 40 anni. Moira per sempre, lo puoi trovare in esclusiva su Amazon. Pagina del circo, pagina legale, pagina della musica, insomma anche questa mattina è stato un buon caffè. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Mi auguro di incontrare ancora l'avvocato Laura Porta, conoscere il vostro studio. Siete a Roma e a Milano, se non sbaglio. Roma, Milano, torni in Italia e Sofia e Sara all'estero. Benissimo. Prima o poi potremmo averne bisogno per magari un contratto dello spettacolo, della musica, del cinema, delle nuove tournée di Francesca. Francesca, facciamo i complimenti. Sei fortissima, ci vediamo nei prossimi giorni, stiamo organizzando delle cose, hai della bellissima musica, sei piena di energia. A te, ma Giovanni, grazie, grazie all'avvocato Porta, grazie a Francesca. Ciao Giovanni. Buona giornata a tutte. Have a nice day to everyone. È stato un piacere averti con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti, grazie a voi. Sta arrivando la sigla che si fa attendere come tutte le mattine.
Riagganciamo, ormai qui siamo diventati esperti, perché poi trasmettiamo ancora dei nostri studi, ma ci siamo, eccoci. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Oggi con che cosa ci deliziamo? Perché questa cosa? Sì, la ciotta è un apposito assaggio. Sistemare la tazzina. Aiuto! Prendere il tasto per l'erogazione. Mamma mia! Ah. È buono! È buono! Io ancora mi domando, chissà se nel 2000 lo sapranno fare ancora buona. Did you get a good day with your body today? Did you get a good day with your mother today? In coffee, came in the full rich aroma, and Maxwell House brings it to me. Close your eyes. Inhale that wonderful Maxwell House aroma. Let the aroma mingle with the flavor. You'll know at once that without this rich bouquet, no coffee can truly satisfy. Today, many brands lack that aroma so important to true coffee enjoyment. But Maxwell House is blessed with a rich abundance of it. No other coffee in the world gives you such fabulous aroma, such wonderful bouquet. There would be plenty of flavor in the spoon, more flavor in the cup, more flavor to your taste. Gordon, give more flavor, flavor to your taste. Try new Gordon. All that life is better.